E ci siamo ragazzi, ci siamo, siamo pronti per iniziare una nuova puntata di Non Solo Cinepanettoni. E dopo Vacanze di Natale 2000, che uscì nel dicembre del 99, oggi possiamo dedicarci a Bodyguards, Guardie del Corpo, che uscì nelle sale cinematografiche nel dicembre del 2000. Quindi un anno dopo quel Vacanze di Natale 2000 che, insomma, no, era stato il cinepanettone di fine millennio. Dopo Vanzina, dietro la macchina da presa, torna, intanto mi cade il microfono, perdonatemi, torna Neri Parenti che già nel corso degli anni aveva iniziato questi film che per lui, come rivela proprio in Super Vacanze di Natale, erano come un unico grande lungometraggio, questi film su questi lavori particolari e pittoreschi, no? Aveva iniziato con Paparazzi, di cui già ho parlato nelle puntate precedenti, il tutto è continuato con L'incursione dei tifosi, dove alla sceneggiatura si palesavano anche Brizzi e Martani, ed è ecco che dopo la parentesi Vacanze di Natale 2000 di Vanzina, film che amo di cui ho parlato la scorsa settimana, pam, si ritorna ai Bodyguards, questa volta le guardie del corpo. La squadra cambia. Per quanto riguarda alcuni personaggi, cioè solitamente il detto è squadra che vince non si cambia, invece qua qualche personaggio è stato sostituito perché al posto di un Nino D'Angelo, che comunque avevamo visto tra i protagonisti di Paparazzi e di Tifosi, abbiamo per la prima volta Biagio Izzo, Ciro Marmotta, perché qua poi tutti i personaggi hanno cognomi di animale, no? C'è Fabio Leone, Paolo Pecora, Ciro Marmotta e Romolo Ercobra. Poi parleremo di tutti i personaggi, però insomma, ecco che Biagio Izzo con Bodyguards gira il suo primo film di Natale, poi questi tipi di film hanno dato lui una notorietà incredibile e hanno avvicinato anche tante persone al Biagio Izzo teatrale, perché lui già lavorava in teatro, ma grazie ai cinepanettoni è riuscito anche a coltivare un tipo di pubblico che poi lo ha seguito anche in teatro. Stavolta i nostri protagonisti, Christian De Sica, Massimo Boldi, Enzo Salvi e Biagio Izzo, interpreteranno i ruoli di bodyguards, di guardie del corpo. Certo, non è che siano i Kevin Costner della situazione, però sicuramente ci faranno passare 1 ora e 40 di puro divertimento, di momenti che sono poi rimasti iconici, no? Nel filone cinepanettonesco, ma soprattutto come si evince dal titolo, no? Dal disclaimer che appare anche sul finire del film, con loro non puoi mai essere al sicuro. Ed infatti il film presenta una sequela di situazioni comiche in cui i nostri protagonisti, i nostri quattro protagonisti, dovrebbero proteggere le VIP o i VIP di turno, ma senza mai riuscirci e andando sempre incontro a situazioni al limite del comico. Ecco, in questo caso Biagio Izzo fa la sua prima apparizione, invece torna un rodato ormai Enzo Salvi, che dopo aver presentato il suo personaggio d'Ercipolla in Vacanze di Natale 2000, anche qua lo ripropone, però qua nelle vesti di bodyguard, anche qua ci sarà il suo classico "Mamma mia, come sto?". Insomma, bodyguard, no? Romolo che insegna ai futuri bodyguard, alle future guardie del corpo, come si deve comportare un bodyguard, no? Come difendere le persone dalla massa inferocita. "Mando cazzo vai, oh, ma che cazzo fai? Oh, mando cazzo vai, oh". E se sei mancino, "Ma che cazzo fai? Oh, mando cazzo vai, oh, ma che cazzo dici? Ma che cazzo sei? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo sei?". Insomma, vabbè, quella è una scena che mi ha sempre divertito. Deve piacere, quel tipo di comicità molto di pancia, però Enzo Salvi con i suoi tormentoni ha dato nuova linfa a questa nuova, diciamo, fase dei cinepanettoni. Già si sta iniziando piano piano ad andare verso la fase scureggiona dei cinepanettoni, poi con Merry Christmas, Natale sul Nilo e Natale in India specialmente raggiungeremo le vette, però tempo al tempo parleremo anche di quei film. In questo caso i nostri tre protagonisti inizialmente, Fabio Leone, Paolo Pecora e Ciro Marmotta, sono tre carabinieri che verranno licenziati perché mandano a monte una delicata operazione dei carabinieri contro De La Fuente. Stavano per ovviamente mettere fine a questo spaccio di stupefacenti che andava avanti da anni e anni. Cosa accade? Loro rovinano la missione, vengono licenziati e quindi si faranno assumere come bodyguard. E poi Enzo Salvi, da vice magazziniere, si unirà a loro. Il film mostra delle situazioni comiche sin dall'inizio, no? Delle situazioni
in cui i nostri protagonisti sin da subito si ritroveranno a lavorare insieme, un po' come accadeva in Paparazzi, no? In Paparazzi erano in gruppo e poi ogni tanto il gruppo si divideva e magari due personaggi facevano una determinata cosa, altri due personaggi un'altra cosa. In Tifosi invece ricorderete che seppur gli episodi fossero intrecciati, non si incontravano mai alcuni personaggi. Qua si ritorna un po' alla formula di Paparazzi, sono sempre tutti insieme, poi magari ci sono le missioni di inizio film in cui si dividono, però comunque si conoscono, si incontrano. Ad esempio Paolo Pecora che deve proteggere il cagnolino Camilla di Anna Falchi, perché poi in questo film, ragazzi, ci sono una serie di bellezze, Victoria Silvstedt, Megan Gale che ritorna da Vacanze di Natale 2000, Cindy Crawford, come dice il nostro Fabio Leone, e poi abbiamo Anna Falchi, che già aveva lavorato con Boldi e De Sica in Paparazzi in anni 90 parte seconda, ricorderete. Ecco che in questo caso, ad esempio, c'è il personaggio di Paolo Pecora che deve inizialmente proteggere Anna Falchi mentre fa il calendario, però alla fine Anna Falchi gli dà il suo cagnolino Camilla e quindi quel cagnolino ne passerà di tutti i colori e sembra che venga mangiato una volta, un'altra volta viene sparato via in aria. Un'altra volta sembra che stia per essere preso da un coccodrillo, insomma, ne succederanno di tutti i colori. Alla fine questo cagnolino si salva, fino alla fine in cui, tirando una pallina rimbalzabile, la pallina va fuori dalla finestra, il cagnolino la rincorre, pum, e cade dal palazzo dove abita Anna Falchi. Quell'episodio lì è molto divertente. Ci sono delle gag molto anche legate allo slapstick. Lo sapete che Neri Parenti, venendo anche dai Fantozzi, apprezzi molto inserire questo tipo di comicità, ed infatti, un po' come accadeva in Paparazzi, qua lo slapstick torna tra cadute fantozziane, tra situazioni in cui a cose normali uno dovrebbe spezzarsi le ossa, ma che invece qua, essendo raccontate in chiave molto surreale e comica, queste scene hanno sempre un appeal comico anche nei confronti dello spettatore. Lo slapstick è fondamentale per Neri Parenti, a differenza di un Vanzina che non ne abusa troppo, no? Sì, all'inizio di Vacanze di Natale 2000 c'era Colombo che faceva quelle capriole carpiate perché scivolava sul ghiaccio, ma è sempre difficile trovare una determinata situazione troppo slapstick in un film dei Vanzina, mentre Neri Parenti ci gioca, proprio ama questo tipo di comicità esagerata, quindi la comicità di situazione che si abbraccia alla comicità anche di battuta, perché anche le battute sono importantissime, no? Ci sono dei grandi comici battutari, da Christian De Sica, Enzo Salvi, ovviamente cito loro due perché per me a livello battutaro sono al top anche in questo film. Poi ad esempio abbiamo il nostro Fabio Leone che deve invece scortare la nostra Victoria Silvstedt, che poi tornerà anche in altri film del genere anni dopo, la nostra Victoria Silvstedt che deve sfilare, no? Che deve sfilare a Roma, però scopre che il suo ragazzo le sta mettendo le corna a Capri, quindi nel giro di uno schiocco di dita da Roma si va a Capri. Anche lì uno non si deve domandare ma com'è possibile, si sta vedendo un film che vuol far ridere, non si deve cercare il realismo. La scena a Capri con De Sica che butta la madre in mare dallo yacht, ha buttato mignotta, gradisce qualcosa da bere, un bicchiere d'aranzada, un po' d'acqua fresca, un pompelmo, e lo butta sto bozzo. Ecco, lui ritorna, il personaggio da, cioè quell'attore ritorna dopo averlo visto anche in Simpatici e Antipatici, con la regia di Christian De Sica. Non potete fare una di quelle cosette con la mano, come, vabbè, quando ritrova insieme Victoria Silvstedt e il fidanzato, che fanno la pace. Victoria Silvstedt che si denuda, e stavolta penso proprio sia lei, non come Megan Gale che nel film precedente richiese una controfigura per girare la scena nella doccia. In questo caso è proprio Victoria Silvstedt che c'hai dubarabbo e ci mette la faccia dentro, e poi lo lascerà sul terrazzo mentre lei scappa a Capri, e De Sica che si ritrova nella stanza dei due amanti sadomaso, proboni sina, sei chiellata sui coglioni, vabbè, quindi anche lì, ma dove siete? De Vetrano, De Cetralla, vabbè, quando incontra la coppia ciociara lì, la coppia burina a fare sesso sadomaso, vabbè, ci sono molti momenti divertenti. De Sica che, insomma, pensiamo che in quel periodo non è che stesse passando dei momenti troppo felici, perché durante il Capodanno del 2000, quindi
Il Capodanno, in cui uscì Vacanze di Natale 2000, proprio alla fine del 99, inizio 2000, a Cortina Christian De Sica, rimase coinvolto in un brutto incidente perché un petardo gli esplose di fronte al viso e perse la vista dall'occhio destro. Ci fu, un distacco della retina e quindi subì, quasi 9, se non ricordo male, interventi molto delicati per far sì che la vista tornasse, tant'è che lui doveva iniziare in teatro un'americana a Roma e già ci furono attori, lui questo lo racconta sempre, pronti a prendere il suo posto, che si candidavano, tanto De Sica è cieco, prendete me, alla fine De Sica fortunatamente ce l'ha fatta, è stato ben curato e ha passato dei momenti molto brutti, cioè si rischiava quasi di non poterlo vedere in altri cinepanettoni, invece fortunatamente, se ci facciamo caso lo notiamo, che è un Christian De Sica. Quando lo vediamo anche in faccia, che ha magari l'occhio destro un po' più chiuso, però si vede quanto la forza comica di De Sica prevalga anche su questo e quasi non te ne rendi conto. Però ovviamente era un aneddoto che volevo raccontarvi. E poi c'è il personaggio di Ciro Marmotta, no? Ciro Marmotta che deve scortare Luca Laurenti, ma che in realtà lo scambia per Paolo Bonolis, quindi c'è la partecipazione di Luca Laurenti, la scena in banca in cui Luca Laurenti pensa di essere vittima di scherzi a parte. Quindi, nonostante i rapinatori continuano a ridere e scherzare, poi si rende conto di essere davvero insomma, in mezzo ad una rapina e quindi verrà preso, catturato. Ma siamo su scherzi a parte, ciao mamma! Perché poi anche Ciro Marmotta crede a questa cosa, tutti che lo chiamano Bonolis, io sono quella della bavosa e fa la faccia della bavosa. Molto bravo Luca Laurenti, molto simpatico. C'è anche la partecipazione di Manuel e Mano, il comico pugliese molto specialmente ai tempi sulla cresta dell'onda, che viene chiamato in questo cinepanettone. Ci sono degli equivoci comici nell'episodio proprio con Biagio Izzo e con la moglie di Manuel, Teresa, che ogni volta resta impigliata con Biagio Izzo e sembra quasi che Biagio Izzo sia un molestatore. Ma poi comunque la nostra squadra ci farà anche divertire nella parte del film dove collabora insieme alla Beauty Farm a Villa Arcobaleno. A Villa Arcobaleno i nostri bodyguard con l'inganno andranno a tutelare la sicurezza e ad aiutare i VIP, proteggendoli dalle minacce dell'esterno. E in questa Beauty Farm troviamo Megan Gale, troviamo Massimo Giletti, troviamo Gigi Marzullo, insomma degli ospiti famosi che sono andati lì per passare una settimana di totale relax, per cercare di riprendersi, solo che i nostri bodyguard daranno del filo da torcere a tutti, con Ciro Marmotta che ad esempio deve ovviamente fare da bodyguard a Megan Gale che per contratto non deve essere fidanzata, in realtà ha una relazione segreta con Massimo Giletti, vi immaginate nella realtà Megan Gale e Giletti, e quindi ogni volta che i due si incontrano, appare Ciro Marmotta e Megan Gale deve fare la parte di quella che sta per essere molestata, no? Da Giletti, con Giletti che prende botte da diritto e da rovescio, e quindi c'è Ciro Marmotta una volta nel fango, una volta nella doccia, che appare sempre e cerca di salvare la situazione. Massimo Boldi invece, Christian De Sica che devono stare dietro al maestro Priapinski. Quanto è divertente il momento col maestro Priapinski, questo vecchietto che dovrebbe essere insomma tenuto sempre sotto controllo perché è molto dedito alle feste, a alzare un po' il gomito, ha una certa età e quindi devono tenerlo sotto controllo, però alla fine, dopo una festa con queste brasiliane o forse brasiliani, come ti chiami? Bella muciaccia, Paolo! Ecco, dopo questa festa, ingerendo del Viagra, il nostro maestro Priapinski muore. Non si deve far sapere che sia morto e quindi dopo vari momenti anche dove gli equivoci sono all'ordine del giorno, la scena in cui Paolo Pecora lo tiene per il pene, ma poi in realtà cade e intanto c'è Enzo Salvi tutto fumato perché ha appena inspirato tutta la marijuana, no? Nella sauna, perché in camera del maestro Priapinski viene trovato questo sacchetto di marijuana che viene lanciato fuori dalla finestra, finisce nella biancheria che questo addetto alle pulizie sta portando alla sauna. Il sacchetto della marijuana poi cade nella stufa della sauna e quindi questa droga si diffonde per tutta la stanza e intanto dentro il nostro Enzo Salvi si trasforma pian piano nel cipolla. Mamma mia, come sto? Mi sento come Cappuccetto Rosso, una favola! Ecco, insomma, anche qua il nostro Enzo Salvi sfoggia
il suo miglior repertorio e quindi poi si ritrova col maestro Priapischi e quest'er volante, quest'er cambio. Insomma, anche lì i nostri protagonisti daranno del filo da torcere a tutta la Beauty Farm, la scena con Marzullo che si sta rilassando, no? Respirando questi buoni odori con intanto il nostro Enzo Salvi con problemi di pancia che va proprio a far popò lì accanto alla stanza di Marzullo, facendogli respirare questi terribili odori. E quindi Marzullo che comincia a battere al vetro: occupato! Sto a studiare! Insomma, già qui si va incontro ad una comicità un po' scureggiona, una comicità che Neri Parenti ama, che tornerà in maniera sempre più eccessiva ed esagerata, quindi che assolutamente può anche un po' far storcere il naso. Io mi ci diverto molto con questa esagerazione. Ripeto, la parte finale con Cindy Crawford, devono scortare la sosia di Cindy Crawford per farla per fregare il maniaco che vorrebbe catturarla, il maniaco interpretato da Paolo Conticini. C'è uno scambio, purtroppo, e loro invece si prendono con sé la vera Cindy Crawford e non la sosia, quindi anche la parte finale con Cindy Crawford, che non ti piace la frittata al zoccolò. Qui fortunatamente Cindy Crawford non si fa parlare in perfetto italiano doppiato, bensì si fa percepire che non sia italiana e che quindi cerchi di parlare italiano, perché molto spesso ricorderete Vacanze di Natale 95 in cui Dylan parlava un italiano corretto, cioè è un po' assurda come cosa, quindi qua è molto più invece sensato e credibile, così come Meghan Gale e così via. Insomma, il film fa divertire, il film presenta una sequenza di situazioni comiche assolutamente divertenti. Se dovessi scegliere tra paparazzi, tifosi e bodyguard, forse bodyguard è quello che mi piace meno dei tre film, ma questo non vuol dire che non sia un film comico divertente, un film comico che tuttora i fan si ricordano a memoria. Anna Falchi racconta proprio che tuttora la fermano per chiederle che fine ha fatto il cagnolino Camilla. Biagio Izzo ringrazia tantissimo questo film perché per la prima volta gli ha dato la notorietà che poi dopo ha continuato ad avere anche con i successivi. Paolo Conticini racconta invece che Cindy Crawford era scortata veramente da un sacco di bodyguard mentre lavorava a questo film, e nella scena in cui lui la deve far salire in macchina, no? Fingendosi uno della sicurezza, in realtà è il maniaco, la deve far salire in macchina prendendola per un braccio e poi chiudendo lo sportello, lui lì si è sentito si è sentito un po' in imbarazzo e ha pensato di fare una figuretta di cacca, perché dal momento in cui la fa salire in macchina e chiude lo sportello non si era accorto che un piede le era rimasto fuori, quindi praticamente ha chiuso lo sportello con Cindy Crawford che aveva ancora un piede poggiato a terra. E quindi tutti i bodyguard si sono fiondati lì per vedere come stesse la nostra Cindy Crawford. In realtà non si era fatta niente, però Paolo Conticini si è sentito un attimo in imbarazzo e ha pensato di fare una brutta figura. Detto questo, ragazzi, questo è Bodyguard, Guardie del Corpo. Fatemi sapere cosa ne pensate. È un film che a me diverte sempre rivedere. Lady, hear me tonight, con le colonne sonore del momento, ogni volta che si deve mostrare la bellezza presente in questo film, perché è anche un film, come dice Neri Parenti nei contenuti extra del DVD che possiedo, che omaggia la bellezza femminile. È difficile vedere un film dove tante bellezze femminili sono unite insieme. Cindy Crawford, Victoria Silvstedt, Anna Falchi, Meghan Gale, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, ogni volta che per la prima volta si mostrano queste attrici, questi personaggi, parte proprio la colonna sonora. Tu-tu-tu. Tun 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 tu 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 tun 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 tun. Te ve lo immaginate? Ecco, su di me sarebbe più o meno così. Comunque no, mi piace questo film, un film che diverte, un film comico. Figlio di un cinese in coma, all'inizio si cita anche, c'era un cinese in coma che uscì nel marzo del 2000, questo invece è uscito nel dicembre del 2000. E poi vabbè, questo è l'ultimo lavoro di Neri Parenti, proprio sui lavori, che era iniziato, possiamo dire, con Pompieri, se proprio volessimo, anche se i Pompieri era molto meno cinepanettonesco, altro cult di cui non ho parlato, perché insomma in questo format i Pompieri ce lo vedo un po' male, cioè stonerebbe un po'. I Pompieri è un altro tipo di film con Paolo Villaggio, Lino Banfi, però insomma un altro cult del mio cuore. Neri Parenti già con i Pompieri aveva iniziato
il racconto su questo tipo di lavoro e poi ha continuato con paparazzi e con tifosi e con bodyguard e poi dall'anno successivo ecco che Neri Parenti inizierà una fase dei cinepanettoni che vedrà i nostri protagonisti ogni anno in un posto diverso, da Amsterdam al Nilo all'India, a Stad, a Miami, insomma, e poi saprete benissimo che manca poco ai Natali, cioè Natale di qui, Natale di là. Il prossimo anno però arriverà Merry Christmas nel 2001. Merry Christmas che è un film di cui parlare attentamente perché ci sono varie curiosità su Merry Christmas, ma detto questo io vi invito a farmi sapere la vostra su Bodyguards, Guardia del Corpo, vi attendo nella sezione commenti e vi ricordo che nelle info di questo video troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social e che potreste anche abbonarvi al canale perché abbonandovi ricevereste in cambio tanti contenuti extra oltre alla normale programmazione quotidiana. C'è un combattimento dei Pokémon dentro l'intestino e vabbè, Air Cobra che ci regala sempre i suoi tormentoni. Il cobra che ferma il ragazzo butterato. Oh, ma che stai sul cazzo alle zanzare? Insomma, Enzo Salvi. Il cobra, portatemi con voi, se no faccia spia. Enzo Salvi, io ripeto, a quell'età lo adoravo proprio. Io, tant'è che alle elementari, quando vedevo questi film, però questo lo dovrei raccontare negli episodi successivi, però imitavo sempre il romano e i miei amici mi dicevano, i miei compagni di classe, ma perché parli in romano? Perché proprio adoravo Enzo Salvi. Quindi pensate un po' voi. Al prossimo video vi attendo. Nei commenti fatemi sapere se anche a voi questo film ha divertito e ovvio non dovrete cercare da questi film comicità intellettuale, alta, è una comicità molto di pancia, molto di battuta, è una comicità che a me fa ridere di gusto e non mi vergogno a dirlo. Alla prossima puntata!